La stampella arriva ed è solida perché il coronavirus colpisce duro anche l'economia americana. L'amministrazione Trump arma il suo bazooka fiscale e prevede un piano da 1.200 miliardi di dollari, compresi pagamenti diretti di 1.000 dollari o più agli americani entro 2 settimane, per sostenere imprese e professionisti. Il segretario al Tesoro Steve Mnuchin ha stanziato una prima tranche di 250 miliardi. Stiamo pensando di inviare immediatamente degli assegni agli americani. Quello che abbiamo sentito dai cittadini è che molte aziende hanno chiuso i battenti. Gli americani hanno bisogno di contanti ora e il presidente vuole che li ricevano ora. E ora intendo nelle prossime 2 settimane. Whatever it takes, qualsiasi cosa necessaria, ha detto anche il premier britannico Boris Johnson, prendendo in prestito le parole europeiste dell'allora presidente della BCE Mario Draghi. Il governo vara misure per 330 miliardi di sterline. Dobbiamo agire come qualsiasi governo in tempo di guerra e fare tutto il necessario per sostenere la nostra economia, ha detto Johnson. E mentre anche la Germania mette a punto un piano di aiuti da 550 miliardi per le imprese con problemi di liquidità, Spagna e Italia, duramente colpite da Covid-19, temono per la tenuta del tessuto produttivo. In Italia scattano da subito le norme del decreto Cura Italia. Il provvedimento è suddiviso in 5 maxi capitoli, misure di potenziamento del servizio sanitario e a sostegno del lavoro, delle imprese e delle famiglie, misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario.